Ciao a tutti guerrieri, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Frost ed oggi siamo in una modalità che mi avete chiesto veramente in tanti di provare, ossia Project Slayers. Una modalità di Demon Slayer come Slayer Unleashed, solo che Slayer Unleashed ultimamente è un po' morto come gioco. Ve l'avevo portato pure quello come prova e vi era piaciuto tanto, al punto di chiedermi la serie, ma non ci ho più pensato alla fine. Pertanto rimedierò. Se vi piace questo gioco e se mai ci vorreste una serie, vedrò di portarvela. Allora, vi dico già fin da subito che il mio personaggio, ovviamente, è questo. Questa è una collana che ho ottenuto tramite boss. Scusate, ho attaccato un innocente. Scusi, non volevo. È praticamente la prima volta che ho generato il gioco e vi fate il personaggio e tutto, ricevete anche degli spin. Ad esempio io ho già fatto lo spin e mi è uscita, non so come si fa a vedere, mi è uscita una razza, un qualcosa, che ma non mi ricordo il nome. Poi nel caso ve lo farò vedere se proprio ci comincerò una serie su questo gioco. Poi, sì, stavo dicendo, quando ho giocato il gioco la prima volta, vi farà stesso il tutorial all'inizio del gioco. Mi raccomando, non skippate il tutorial perché può veramente esservi d'aiuto. La prima missione con cui si inizia è lei, ossia Somi. Gente che si dà ammazzate a caso. Allora, Somi, dimmi. Io ovviamente già le ho fatte, però le voglio far vedere perché non so come mostrarvi questa serie. Allora, ci sono i banditi di Zuko. Bla bla bla, ok. Quindi sconfiggere i banditi di Zuko. Ah, subordinati di Zuko, non banditi di Zuko. Questo qui è uno che è un NPC che vi porta da villaggio in villaggio, però quelli che scoprite, quindi fate attenzione, vi porterà ai villaggi solo che avete già scoperto. Allora, i banditi di Zuko sono qui. Questo ha la respirazione del fulmine. Allora, a me, grazie a un iscritto che mi ha dato dei soldi, sono riuscito a procurarmi una katana, ossia la Golden Katana. Aia, 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 aia. Aspettate. Dovevo prima prepararmi. Ok, e ora che sono pronte. Ok, facciamo un po' di danni di quelli seri. È tipo come Grand Peace la grafica, però un po' diversa la meccanica, sembrerebbe. Ovviamente non mi devo far ammazzare. Ok, allora, lo shift lock non so perché non sta funzionando. Ok, lo shift lock, raga, è il tasto alt. Oddio, aspettate, perché devo sempre farmi colpire per primo? Non va bene, non va bene questa cosa. Non va bene che mi faccio colpire io per primo così. E vabbè, però mo' hai rotto, quindi faccio sul serio. Ok, siamo a 3 su 5. Tu sarai il 4. Credo di avere problemi un attimo con la parata, ma non importa. E tu, il quinto. Ovviamente sono lento a fare la parata, quindi scusate raga, è anche un mio problema. Olle, ho fatto una combo. E voilà, banditi, anzi subordinati, fatti fuori. La ragazza da lì che ci sta parlando. Quindi ora parliamo di nuovo con lei. Ok. Hai fatto un ottimo lavoro con quei subordinati. Allora, la sua sorellina è stata catturata dai subordinati di Zuko un paio di settimane fa. Siccome tu sei forte abbastanza, pensi di aiutarla? Sì, ci posso provare. Anzi, ci riuscirò. Poi, allora, no, ho tolto la collana, ma questa me la metto perché in un primo momento penso che servirà. Allora, lì c'è la sorellina della tizia. È praticamente un NPC che dobbiamo prenderlo sulle spalle. Come si fanno a prendere sulle spalle? Si preme H. Ora ve lo faccio vedere. Prendo l'NPC. Ok, ora non devo farmi ammazzare dai banditi.
Anzi, non devo farmi colpire, perché se mi cade l'NPC dalle spalle... Ecco, devo ricominciare la missione. Devo ricominciare a portarla sulle spalle. Questo bisogna fare attenzione. Ovviamente io non so perché sono impedito e non riesco a combatterli come si deve. Ole. E lasciatemi un po' in pace. Ok raga, taglio tattico. Ok, praticamente uno sono riuscito a farlo fuori e ora devo fare fuori il secondo con la bimba in braccio. Andato. Ok, ora riportiamo la bambina al villaggio il più in fretta possibile. E voilà. Parliamo con lei. E la bambina è tornata in salvo dalla sua sorellina. E ora ultima missione di questo NPC. Sì raga, perché questi NPC possono avere più di una missione. Ho apprezzato il tuo aiuto, bla bla bla, in questo villaggio. E ora bisogna fare Zuko è il boss proprio qua. Allora, c'ho vita a sufficiente, mastery della spada direi a sufficienza. Proviamo a combattere Zuko. Ok. Dai, è così. Oh, tre parate di fila perfette, raga. Dovevo stare zitto. Oh là, che combo. Ah, ora me l'ha fatta lui la combo. Va bene, la vuoi mettere così, caro Zuko? La vuoi mettere così? Voilà. E anche Zuko fatto fuori. Sword Mastery level up. Yuffie's Mastery level up. Ok, perfetto. Ah, anche la Mastery del combattimento corpo a corpo, sì, perfetto. Allora, fatto questo, l'NPC vi ridarà le solite missioni. Quindi questo era. Io vi faccio vedere le missioni che si trovano qui nel villaggio iniziale e poi concludo il video. La katana, dove l'ho comprata, raga? L'ho comprata praticamente in un negozietto qua vicino. Allora, questo cristallo qui sarebbe lo spawn. Man mano che voi trovate i villaggi, ci sarà questo cristallo dove potete settare lo spawn. Ovviamente quelli più bravi di me lo sanno già, quelli un po' meno bravi, anche io ci avevo messo un attimo a capirlo, ma poi alla fine è bastato leggere set spawn, remove spawn. Insomma, roba facile. Allora, la mia katana che ho comprato grazie all'iscritto che mi ha donato una piccola cifra di soldi è stata questa qui, la Golden Katana. Infatti ho questa qui equipaggiata. Poi mi è stato detto che una volta che si raggiunge il livello 12 potrò permettermi di comprare una respirazione, e anche quella sarà ben accetta appena potrò farla. Questo è il prossimo NPC da aiutare. Speedwagon. Sto scherzando, Somi bla 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 mi ha detto. Ok, e ci dà questo. Ah sì, prima che me ne dimentico, raga, vi faccio vedere i comandi. Allora, con M si apre questo menu, cliccate qui la rotellina e torniamo un po' su. Allora, ovviamente queste sono mossa 1, mossa 2, mossa 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, e se volete cambiare si cambia. Poi, Shift Lock, Left Alt. Ossia, il tasto Alt che si trova a sinistra. Ok, Run... Left shift, ok. Interagisci e grip non so cosa sia. Carry, l'avete visto, si preme H, sarebbe tipo per prendere gli NPC sulle spalle. Revive R. Climb control edit left control, ok. E questi sono più o meno sono i comandi che ci sono. Ovviamente ho dovuto togliere il volume della musica per paura del copyright. E ora proseguiamo la prossima missione. Che andremo dove ci sta indicando qui la strada. Allora, è giorno, quindi non dovrei avere problemi con demoni o cose del genere. Ah, poi quando vi avvicinate a un boss esce questa barra, non ve l'ho fatta vedere bene prima.
il drop del 20% della Ryuk Snack Lance, quella che ho io in questo momento addosso. E va bene. Sì, è buono che dice anche il drop del boss, perché così uno non sta lì a tentare di prendere un drop che sa che esiste o meno. Nel senso, avete tipo presente i boss dei giochi dove non esce la scritta "questo boss droppa qualcosa". Qui invece ci sta questa GUI, quindi buona a sapersi, buona a sapersi. Allora, quindi di qua devo consegnare il carro a questo punto qua. Ok. Fatto. Missione completata. Perfetto. Prossimo NPC, Sara si è finito con le piante di riso. Ok, dobbiamo ora andare a parlare con Sara e vedere se ha fatto con le sue piante di riso. E questo poi è fatto. Vi farò vedere poi il secondo villaggio dove andare e concluderò il video. La modalità è molto carina, devo dirlo, mi piace e spero di capirci di più e spero anche di portarvela quasi quasi perché è veramente molto bella, raga. Oh no, mi ha visto il boss, scappa, non c'ho voglia di ricombattere, mi dispiace. No, raga, non mi dite che questo mi insegue fino al villaggio. No. Ok, meno male. Ok, l'NPC Sara si trova di qua. Olè. Vediamo un po' con le piante di riso, eh. Quindi Sara. Ha bisogno di aiuto per prendere le piante. Ok, non c'è problema. Facciamo subito subito. Uno, due, tre e quattro. E la missione di Sara è fatta. E una volta fatte tutte le missioni del villaggio, ovviamente io non so a che livello si debba lasciare questo villaggio, ma penso più o meno al 5. Non ne sono tanto sicuro. Si può andare al prossimo villaggio. Quindi io, senza perdere troppo tempo, direi che ci provo ad andare. Allora, lui invece non mi dice niente. Se magari qualcuno lo sa, me lo fa sapere. Allora, scappiamo dal boss, non voglio che mi vede di nuovo. Lì ci sono delle casette. Allora, avevo visto un NPC qui prima. Eccola lì. Eccola lì. In lontananza. Toh. Avviciniamoci. Intanto l'avrò già detto tramite i sottotitoli in sovraimpressione sullo schermo, ma per chi volesse comparire nel prossimo video, trovasse la Nutella in questo video, come i guerrieri nel giorno, i guerrieri del giorno di questo video. Allora, lei viene praticamente da quel villaggio. Ok, io praticamente ho il checkpoint, ma non lo voglio usare perché voglio farvi vedere anche a voi la strada. Praticamente questa poveretta si è fatta da lì a qui, tutta sta strada dal suo villaggio, di corsa, ci credo che tiene il fiatone. E voilà, siamo arrivati. Devo solo salire questa piattaforma di legno. Questa ovviamente è la mappa e io ho ancora un map point left gratuito, quindi posso sbloccare una di queste zone gratuitamente. Me lo gestisco perché il primo l'ho sprecato e ho fatto anche male. Ma voilà, siamo arrivati a questo villaggio. Ovviamente facciamo attenzione a non attaccare gli innocenti. Lo spawn è lì e io già lo tengo impostato perché sono arrivato per l'appunto in questo villaggio quando ho provato il gioco off camera. E io direi che per questo video è tutto, guerrieri. Fatemi sapere se la modalità vi è piaciuta e se mai ci vorreste una serie scrivendoci qualche pensierino nei commenti che volete la serie. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, guerrieri. Siate sempre forti.